Lo sviluppo della generazione distribuita, l'affermazione delle fonti rinnovabili, l'emergere di nuove forme di consumo responsabile e di nuovi mercati, primo tra i quali quello dell'auto elettrica, dettano l'agenda di una rapida evoluzione delle reti elettriche verso sistemi di gestione sempre più intelligenti. È la sfida delle smart grid, sfida che l'Italia ha colto affermandosi con un ruolo di leadership in termini di contenuti e sviluppo industriale, contando, tra le diverse risorse, anche sull'attività di ricerca di RSI, che guardando al futuro ha però già portato a risultati concreti e, in molti casi, in tempi brevissimi. RSI da anni coordina e partecipa a progetti nazionali e internazionali sul tema delle smart grid. Grazie alle attività dei suoi team di ricerca e dei propri laboratori, fornisce metodologie gestionali, applicativi e analisi di scenario utili ai decisori, alle imprese e alle utilities per sviluppare prodotti, applicazioni e nuovi servizi. I centri di ricerca come RSE offrono l'opportunità di valutare le funzioni di controllo dei dispositivi utilizzando dispositivi veri ma provandoli in reti simulate, in modo da avere la percezione di quello che succederà all'oggetto quando sarà installato finalmente in campo. Grazie a questo tipo di laboratorio disponibile presso RSE è possibile superare i limiti di potenza dei laboratori di tipo hardware, in quanto qui le reti elettriche sono simulate, quindi potenzialmente si possono realizzare modelli di reti molto estese. Questo tipo di prove definite di hardware in the loop permettono di provare le logiche di controllo dei dispositivi basati sull'elettronica di potenza, sia per le reti in corrente continua, sia per dei dispositivi di compensazione per migliorare la power quality delle reti. La test facility di generazione distribuita di RSE è una microrete sperimentale che integra un gran numero di risorse distribuite, sistemi di generazione, sistemi di accumulo e carichi elettrici e termici, che permettono di sperimentare funzioni innovative di controllo e comunicazione per le reti elettriche. Tra le varie attività si sperimentano funzioni di ottimizzazione economica, tecniche di gestione di generazione da fonti rinnovabili integrandoli con previsioni meteo e sistemi di accumulo, controllo remoto di microreti aggregate da parte del distributore e tecniche di gestione e controllo di microreti in ISO. Gran parte delle nostre attività sono svolte in collaborazione con l'industria e integrate in progetti e network internazionali. I progetti RSE svolti in sinergia con partner permettono di trasformare i risultati della ricerca in prodotti utili per l'upgrade delle reti esistenti, in un'ottica smart, e in nuovi servizi per gli utenti. Un esempio di virtuosa collaborazione applicabile a tutta la filiera energetica. Una rete è impegnata in questo momento in importanti investimenti che sono nell'ambito della smart grid. Il rapporto con RSE consente ad una rete di presidiare quelle tematiche di maggiore innovazione che appunto sono di frontiera e che solo un centro di ricerca con le competenze internazionali di RSE possono essere efficacemente ed efficientemente portate sul funzionamento della rete reale a beneficio degli utenti. Progetti rilevanti fatti con RSE, il primo prototipo installato sulla nostra rete del limitatore di correnti di cortocircuito a superconduttore, che è stato appunto un primo prototipo tipo italiano che ha funzionato realmente sulla rete. Altri progetti sono per esempio quelli della delibera 39, dove abbiamo connesso ai sistemi di automazione della rete anche l'utenza attiva del test facility di RSE. ABB è all'avanguardia nel trend verso la digitalizzazione delle reti elettriche e dei processi industriali. I nostri prodotti, sistemi e servizi, che sono ricompresi all'interno della piattaforma ABB Ability, sono sempre più basati su tecnologie digitali alla base delle smart grid e della transizione verso l'industria 4.0. Tra ABB ed RSE è in corso una collaborazione di ricerca su nuove tecnologie e dispositivi per reti elettriche, che sta dando ottimi risultati. Ad esempio, nella test facility generazione distribuita di RSE abbiamo sperimentato su un nostro interruttore di bassa tensione le nuove funzionalità di risincronizzazione di microreti in isola con la rete di distribuzione. L'adesione a Mission Innovation da parte dell'Italia permetterà il raddoppio dei finanziamenti per la ricerca sulle tecnologie energetiche clean nei prossimi 5 anni. Mission Innovation può rappresentare quindi un canale attraverso cui esprimere l'eccellenza delle tecnologie e degli approcci di sistema che l'industria italiana è in grado di sviluppare. E RSE svolge il ruolo di coordinamento dell'attività della Challenge 1 di Mission Innovation, dedicata proprio alle smart grids.